la grazia, la pace e la misericordia di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la tredicesima domenica del tempo ordinario. Gesù oggi è molto forte nel Vangelo, se dovessimo racchiudere tutto nella parola rinuncia, che vuol dire cresci, sii capace di scegliere. E allora prima di questa Eucaristia chiediamo perdono al Signore quando non siamo riusciti né a rinunciare né a scegliere, e questo molte volte ci ha portato a vivere superficialmente, fragilmente. Per questo chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi. Cristo che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi. Signore che vieni a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi. Io so che un uomo di Dio, un santo,
colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere, così vedendo da noi si potrà ritirare. Un giorno che passava di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gigi, suo servo, che cosa si può fare con lei? Gigi disse, purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio. Eliseo disse, chiamala. La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse, l'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me. E chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. E parola del Signore. Gloria a te. Molte volte nel Vangelo sembra che Dio esageri, ci verrebbe da dire, ma cosa ci stai chiedendo? E forse l'esagerazione mette in luce le nostre mancanze. Quando qualcuno esagera sulla nostra vita, ci fa capire che siamo arrivati solo fin lì e che c'è ancora un orizzonte davanti, c'è ancora spazio per crescere, c'è ancora spazio per amare meglio o per amare di più. Ecco perché Gesù esagera, ma esagera un po' gli opposti. Da una parte ci chiede di amare più lui che i genitori, figli, parenti. Ci chiede di prendere la croce, ci chiede persino di perdere la vita per lui. E poi dall'altra parte ci dice, guarda che per vivere il Vangelo basta che dai un bicchiere d'acqua fresca a un piccolo. Due opposte esagerazioni. Il Vangelo ha un po' questa caratteristica. Da una parte sembra che ci chieda chissà che cosa, è quasi impossibile, ci sentiamo piccoli, inadeguati. Poi dall'altra parte ci dice: ma guarda che basta poco. Perché? Perché in mezzo a questi due poli ci sta l'amore di Dio. Noi molte volte pensiamo che la religiosità si giochi sulla morale, sul comportamento. Oggi Gesù ce lo ricorda ancora, no? Guarda che si gioca sull'amore, come si gioca la vita. Guarda che l'esperienza che devi fare con me non è quella morale, peggio ancora moralista, è quella dell'innamorato. È quella di chi si vuole bene, di chi si ama. Ecco, l'amore è sempre capace di tenere i poli opposti, le esagerazioni. Perché a volte veramente basta una piccola cosa dell'amore perché diventi grande. E oggi è proprio l'espressione che Gesù ci chiede. Ci chiede che la grandezza di un uomo, ecco, si misura un po' anche sulle sue rinunce, sulla sua capacità di perdere qualcosa. Come la maturità di un uomo si misura sulla capacità di scegliere. In un mondo che non ci dice più devi prendere questo o quell'altro, ci metto una bella O, no, mi ci dice no, puoi avere questo e quell'altro, ci cambia la O con la E, che sembra una banalità, ma non ci aiuta più e non aiutiamo più tanti giovani a crescere. Perché se vogliamo educare qualcuno ed educarci, è sempre l'ottica della scelta che ci fa crescere, che ci fa maturare, e a volte anche della rinuncia. Se pensiamo nella nostra vita, quante volte certe rinunce hanno messo in luce il bene? Noi molte volte pensiamo che certe rinunce siano un'occasione persa. Dai, nell'affetto, nell'amore, nelle relazioni, sul lavoro, nella gestione economica, dei beni. Sembra sempre che abbiamo perso un'occasione per guadagnare qualcosa o per guadagnare qualcuno. E poi invece abbiamo perso qualcosa. Abbiamo peggio verso qui. Ecco perché oggi Gesù ci mette davanti il perdere tempo per dire chi avrà perso la propria vita, che non vuol dire buttate via,
Noi abbiamo l'ottica del perdere tempo nel mercato dell'economia. Mi è capitato tante volte di dire: oh, oggi ho perso tempo, non ho fatto niente, non ho combinato nulla. Perdere tempo è sempre nell'ottica produttiva della vita. Bisogna rendere, bisogna fare qualcosa. Perdere tempo nell'ottica del lavoro. Perdere tempo per Dio. Cioè avere una prospettiva che ci dice che una vita si perde quando la investi. E la investo nell'amore, la investo nell'altro, la investo in me. Allora la perdo, certo, non guardo più me stesso. Non guardo più quello che mi conviene. Non guardo più il mio tornaconto. Ma ho ancora qualcuno per cui vale la pena vivere la vita. E quando continuiamo a correre dietro invece i nostri bisogni o desideri, arriviamo al momento, al punto che diciamo non c'è nulla per cui vale la pena, perché non basta mai niente. Don Tonino Bello aveva una bella immagine, dicendo: se tu torni a casa alla sera e trovi il camino spento, il problema non è riaccendere, il problema è avere un motivo per cui farlo. E la nostra vita si gioca proprio tra questi due opposti, il morale, il dovere, il fare e il motivo per cui dobbiamo farlo. E guarda caso ci tiene sempre vivo il motivo. Quando non abbiamo più motivazioni siamo persone che vegetano, non abbiamo più la linfa vitale. Allora Gesù oggi ci dice: se sai perdere la tua vita, allora possiedi. E noi, guardate, possediamo solo quello che doniamo. È l'unico possedimento che abbiamo, quello è veramente nostro. Quello che cerchiamo di avere non è mai nostro, perché non basta mai, ma quello che doniamo è veramente nostro, lo possediamo. E allora oggi Gesù ci dice di amare, faremo con donare. Anche quando amare sembra metterci in contraddizione con qualcuno. Chi ama più, il Vangelo inizia così. Se mi amate, se non mi amate più di vostro padre, vostra madre, vostra figlia, vostra figlia. Cioè ogni tanto mi chiedo: Signore, vuoi metterti in competizione? Lo sai che mi esci voleo salute? Lo sai che mi esci sconfitto? Prova a chiedere a un padre, a una madre, a un figlio, di metterti in competizione. Ami più me o ami più tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, i tuoi genitori? Signore, esci sconfitto. Vinciamo 10-0 questa partita. Perché siamo troppo attaccati, giustamente, ai nostri amori, ai nostri affetti, a quello che abbiamo costruito nella vita, a quello che ci rende vivi. Ma che cosa vuoi dirci allora? È che io non credo che voglia mettersi in competizione. Cosa vuol dire amare Cristo? San Giovanni nella sua lettera ci dice: se tu odi tuo fratello non puoi dire di amare Dio. Se tu vuoi amare Dio, la cartina al tornasole per amare Dio, amare il tuo fratello. Allora forse oggi Gesù ci dice: prova un po' a uscire dai cerchi familiari, prova un po' a allargare i tuoi orizzonti dell'affetto, dell'amore. Prova un attimo a mettere la stessa condizione che metti, come tempo, come attenzione, come disponibilità, per le persone che ami, strettamente legate a te, dal sangue. Prova un attimo a allargarla, a farne diventare non un motivo di sangue, ma un motivo di fede, un motivo di dignità umana, un motivo di carità. Ecco, forse Gesù oggi ci chiede un po' questo, e non è metterci in competizione. Perché lo sappiamo tutti, che se amiamo veramente Cristo, ma ne guadagnano 100 volte tanto, non solo noi, padre, madre, figli, capi, è come ci ha ricordato una volta Gesù, ne guadagnano. Quando riusciamo a sentirci amati da Dio, i benefattori non siamo noi, sono le persone che stanno vicino a noi, perché abbiamo un cuore libero, abbiamo un cuore ardente, abbiamo un cuore disponibile e abbiamo un cuore che sa benissimo che l'amore di Dio passa attraverso i tuoi occhi, passa attraverso il tuo essere, passa attraverso il tuo bisogno, passa attraverso la tua sete di me. Allora ci mettiamo a disposizione. Allora forse oggi Gesù ci chiede un po' questo, di uscire dal cerchio dei nostri affetti, pur mantenendo vivi e profondi i nostri affetti, ma non farne una distinzione. Allora forse riusciremo ad amare Dio a 360 gradi, perché l'amore ha modalità diverse. E nel Vangelo molte volte
La parola amore vuole dire modalità diverse, vuole dire amicizia, vuole dire profondità di relazione, vuole dire sessualità, rapporto di sessualità. Ci sono tante sfumature per amare. Ecco, io credo che abbiamo anche noi tante sfumature per amare la vita, per amare il mondo. Con qualcuno si amerà con certe caratteristiche, con qualcun altro con altre, ma non dobbiamo dimenticarle tutte a 360 gradi. E poi il messaggio finale, molto bello, che Gesù ci dà con questo bicchiere d'acqua fresca, specialmente d'estate, facciamo una bella camminata in montagna, bere un buon bicchiere d'acqua fresca da una fontana, è una delle cose più belle della vita. È per dire, vedi, basta poco, quando c'è un bisogno, avrai la tua ricompensa. È come quella donna che ha preparato nella prima lettura di Eliseo una stanza. Aveva una sofferenza del cuore, non riusciva ad avere un figlio. E quante coppie fanno fatica, hanno una sofferenza del cuore. E lei aveva la sofferenza del cuore che non gli impediva di guardare il bisogno dell'altro, di guardare l'accoglienza all'altro. Allora prepariamogli una stanza. E Eliseo che dice, vedi, basta un bicchiere d'acqua, basta una stanza, bastano poche cose della vita per trovare la ricompensa di Dio. Il prossimo anno quando torno tu avrai un figlio. Succederà così, è una parola di Dio, non c'era ricordata, si è fermata prima, ma succederà così. Ecco, quel bicchiere d'acqua trova ricompensa, basta una piccola cosa. Io dico sempre che quando sappiamo donare, il buon Dio ci ricompensa sempre, non con le nostre modalità di sentirci in debito con qualcuno. San Paolo ci dice l'unico debito che devi avere con gli altri è quello di amarli, è l'unico debito, non ne hai altro. Anche se ti hanno caricato d'oro, non hai nessuna ricompensa da dare, bellissimo, stupendo, liberante. L'unica ricompensa arriva da Dio. A volte ci viene chiesto di bere un bicchiere, di portare e offrire un bicchiere d'acqua. Si va un po' di nuovo a due estremi, a due poli opposti, ma fanno parte dello stesso movimento. Prendere la croce, che non è motivo di morte, ma è motivo di salvezza. Noi abbiamo fatto un motivo di è un motivo di salvezza, e dare un bicchiere d'acqua. Sono due modi di amare. Il modo di amare di Dio, la croce, il modo di amare nostro, il bicchiere d'acqua. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, anche noi come i discepoli per seguire Gesù dobbiamo passare per la porta stretta, riconoscendo la nostra fragilità, invochiamo l'aiuto del Padre dicendo:
sostieni, o Padre, il nostro cammino. Sostieni, o Padre, il nostro cammino. Per la Chiesa, perché nell'annuncio della parola e nella testimonianza della carità risponda al bisogno di consolazione e di aiuto dell'umanità ferita. Preghiamo. Sostieni, o Padre, il nostro cammino. Per ogni cristiano, perché nella giornata per la carità del Papa si adoperi per sostenere l'impegno apostolico del Santo Padre con la preghiera e con gesti concreti di solidarietà. Preghiamo. Sostieni, Padre, il nostro cammino. Per le famiglie, perché sviluppino relazioni fondate su un dialogo costruttivo, l'ascolto attento e rispettoso e l'amore reciproco. Preghiamo. Sostieni, Padre, il nostro cammino. Per la nostra comunità, perché nella fedeltà al Vangelo testimoni con azioni significative il dovere cristiano dell'accoglienza. Preghiamo. Sostieni, Padre, il nostro cammino. Accogli, Padre, la nostra supplica, perché fedeli al nostro battesimo camminiamo verso il regno uniti a Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.
quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena, egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta e Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apra noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il corpo e il sangue del tuo Figlio e rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare, il nostro popolo. Tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le speranze e progredire insieme sulla via della salvezza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo, in particolare il suffragio di Vittorio Goltre e di Sandro Conti, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri e tutti i santi, innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lasciandoci guidare dallo Spirito e dall'amore di Gesù, preghiamo insieme come Lui ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. La pace passa dalle cose semplici, anche un bicchiere d'acqua fresca ai nostri fratelli. Allora sia questo il motivo della pace, della comunione tra di noi nelle piccole cose, nell'attenzione alle piccole cose dell'altro. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Dato disponibilità a tanta gente,
siamo riusciti a raddoppiare nel mese la distribuzione, quindi ogni 15 giorni c'è una distribuzione per circa 250 persone, una novantina di famiglie. Se ci pensiamo è il 3% della nostra popolazione, quindi una percentuale alta. Ma ha coinvolto tante persone sia nella disponibilità economica che nel tempo, una quindicina di giovani si sono resi disponibili per ogni 15 giorni per passare una mattina a portare le borse, a distribuire i viveri, quindi un bel gesto di carità. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto le offerte, che hanno raccolto circa 10.000 euro, sicuramente è stato, è vero che ce ne vogliono almeno 1.000 ogni distribuzione, ma effettivamente c'è stata e c'è una partecipazione molto grande, quindi ringrazio di cuore tutti coloro che si sono resi disponibili in svariati modi per sostenere famiglie in difficoltà in questo periodo. Sono arrivate nuove famiglie che non avevamo ancora visto, ma che purtroppo la difficoltà ha attanagliato un po' il loro cuore prima ancora che la loro disponibilità alla vita. Ed ora con questo spirito ringraziamo il Signore, io ringrazio tutti coloro e tutti voi, tutti coloro che si sono resi disponibili. Un'ultima attenzione, abbiamo un po' pensato per motivi sanitari che la raccolta delle offerte verrà fatta o attraverso il classico e storico bastone o attraverso il cestino, ma dopo la comunione, così almeno per la comunione abbiamo le mani sanificate. Preghiamo. La divina Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo e portiamo la pace. E una buona domenica a tutti.